Giuseppe Lupo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare L'Albero di Stanze. L'Albero di Stanze è l'ultimo libro di Giuseppe Lupo, edizioni Marsilio come i precedenti. E qui, dopo L'Ultima Sposa di Palmira, dopo L'Atlante Immaginario, dopo Viaggiatori di Nuvole, si viaggia ancora attraverso una fantasia straordinaria di Giuseppe Lupo che ci porta in quest'albero di stanze, ci porta in quest'albero di stanze attraverso un cammino. Ecco, la parola di oggi che incontriamo diverse volte in questa trasmissione è proprio quello del senso del camminare. E proprio in esergo del libro di Giuseppe Lupo c'è una citazione che dice: l'uomo cammina con i piedi per terra e la testa per aria, e la storia di ciò che è accaduto sulla terra è solo una metà della storia dell'uomo. L'altra metà ci viene in soccorso, per l'appunto, Giuseppe Lupo a raccontarla. Ma che bella questa citazione! Sì, questa è una citazione tratta da un'opera che amo tanto e anche di un autore, che è Mumford, un sociologo americano che ha scritto molto sul tema della città, sull'urbanistica, sull'architettura, e mi sembrava che questa frase potesse essere la chiave di lettura di questo libro, perché il libro si ambienta dentro una casa verticale, una torre, è raccontato da un uomo che si chiama Babele, quindi è facile fare il cortocircuito, e naturalmente gran parte di questo libro è una salita di scale, attraversando tutte le stanze di questa torre che Babele deve compiere per arrivare fino all'ultima stanza, che è quella dove lui è nato. Fino all'ultima stanza. Ma a proposito della citazione di Giuseppe Lupo, di Lewis Mumford, che ha scritto molto della città, ma ha scritto anche, se non ricordo male, Mumford, un libro sull'utopia. Ecco, sì, no? È vero. Ed è questo, è un libro pieno di una straordinaria utopia, un libro favolistico, no? Dove tu vorresti veramente essere per toccare, insieme con i tanti protagonisti, perché all'inizio del libro Giuseppe Lupo ci mette l'elenco alfabetico dei personaggi principali, vorresti essere insieme con loro a toccare queste pietre, fino ad arrivare, in senso molto normale, senza voler dare nessun misticismo, nessun romanticismo, quando io ho terminato questo libro mi viene più voglia di toccare le mura, i muri della casa, per sentire quelle cose che fino a ieri mi erano sconosciute, o meglio, mi erano conosciute ma io non le sapevo vedere, non le sapevo toccare, perché Giuseppe Lupo in questa storia ci fa conoscere, toccare con mano, far sentire gli odori di queste pietre, di questa casa che vive come, che vive, palpita come un albero. Le sue fronde sono fronde piene di vita, piene di dolore anche, piene di sofferenza, ma soprattutto di grandi speranze. E questa è una casa molto particolare, una casa a forma di albero. Pensare questa casa a forma di albero è già uno straordinario esercizio di fantasia. Però prima di entrare in questa storia di Giuseppe Lupo, ci vuole raccontare l'immagine della copertina, proprio per farci entrare in questa casa e già respirare l'odore di queste pietre. È una copertina che ho trovato per caso a Budapest, in Ungheria, dove sono andato 2 anni fa per il Festival del Libro. E mi aggiravo per le vie di Budapest, guardo un barbone, un pittore di strada che esponeva questi acquerelli strani, rimango colpito da alcune macchine volanti, che sono ovviamente un soggetto che mi affascina sempre, e all'interno di questi tanti quadri, tanti acquerelli di macchine volanti, vedo questo quadro. È una stanza, è una casa costruita come tanti cubetti, sembra un po' una casa costruita dalle mani di un bambino, stanza su stanza, casa su casa, i tetti di una casa diventano il pavimento della casa successiva che sta sopra, per cui in realtà è proprio il soggetto del mio libro, tant'è vero che quando mi sono fermata a guardare ho pensato, ma abbiamo immaginato la stessa cosa, pur non conoscendoci ovviamente, e pur vivendo a 1000 chilometri di distanza uno dall'altro, per cui ho acquistato questo quadro che ho a casa, e naturalmente poi quando abbiamo pensato per la copertina il quadro si poteva sposare perfettamente con il libro. Il libro si ambienta in una casa che è molto simile a quella della copertina ed è una casa verticale, perché il bisnonno di Babele, si chiamava di nome Bisnonno Redentore, aveva immaginato una casa che dovesse arrivare fino a lambire le nuvole. Anzi, il suo sogno era che in questa casa, sui tetti di questa casa, ci sarebbero, diciamo così, fermate le comete.
Ci sarebbero fermate le comete in questa grande immaginazione, in questi. Possiamo anche citare il precedente libro, in questi viaggiatori di nuvole, perché sono questa casa verticale che va a lambire le nuvole, è veramente una casa che ha uno spirito diverso, ha soprattutto uno sguardo diverso, perché questa casa è molto alta, quindi il nome che è stato evocato prima, Babele, è un nome molto facile, però può creare tutto subito dei fraintendimenti, ma Babele in questa storia ha un senso molto bello. E per entrare in questa storia, l'inizio di questo libro è esattamente così, è rimasto uno straccio a penzolare al filo di ferro dove mia madre appendeva i panni lavati. Questo straccio che penzola al filo di ferro è l'inizio di questa storia. Se non ci fosse stato questo sguardo su questo straccio, apparentemente senza valore, uno straccio che cos'è? Nulla. Però ha bisogno di uno sguardo particolare perché forse lì, dove nessuno se ne accorge, può cominciare una storia come è cominciata. Perché questa è una storia di un abbandono, no? È la storia di una casa abbandonata, anzi, una storia di una casa costruita e popolata e abitata per 100 anni. Una casa che ha avuto all'interno tantissimi abitatori, tantissimi padroni, e la famiglia Ben Salem ci ha abitato. Ed è una storia di una casa che si è moltiplicata mentre si moltiplicavano i figli. Ogni figlio si aggiungeva una stanza, naturalmente una stanza sempre più in alto. Per cui è una casa che ha avuto 100 anni di grandissime voci, rumori, frastuoni, matrimoni, battesimi. Era una casa davvero al centro del mondo. C'era perfino dentro un albergo per cui ci arrivavano gli ospiti da tanti luoghi lontani, da Oriente, da Occidente, con i cammelli, con i cavalli, con le automobili, con le motociclette. Poi improvvisamente questa casa viene abbandonata, la famiglia va via, accade una diaspora e allora la casa abbandonata deve essere venduta e quindi Babele è quello che deve sovrintendere al lavoro dei falegnami che devono smontare i mobili. È chiaro che Babele, quando torna da Parigi, dove vive in questo luogo, si accorge di questo straccio rimasto a penzolare. È lo straccio che probabilmente sua madre ha dimenticato quando se n'è andata via da questa casa. Tutto il romanzo comincia da questo straccio, che è un po' l'immagine di un luogo abitato, perché lo straccio significa le donne, significa le pulizie, significa tutto quello che si fa con gli stracci, insomma, e poi è rimasto lì a dondolare nel fumo dei camini o con la pioggia degli inverni. E questa storia ha un profeta, perché non potrebbe dirsi altro, anzi, se non ricordo male, è proprio chiamato il bisnonno profeta, no? Redentore. Bisnonno redentore, che parlava in modo profetico. Ma è un profeta molto particolare, un profeta che ha il dono di una parola straordinaria, no? E questo dono della parola straordinaria ha la capacità di parlare, ma soprattutto questi protagonisti, in particolare Redentore, che è questo padre nobile di tutta quanta questa famiglia, ha la capacità di ascoltare il tempo. E se ha la capacità di ascoltare il tempo, deve trovare la necessità, la forza anche di raccontarlo, perché qualcuno ascolti. E questo è il valore della testimonianza, del passaggio di generazione in generazione. E poi anche la possibilità di dimenticare, perché no? Questo non fa parte dell'abbandono. Dimenticare a volte è importante. E questo personaggio profetico straordinario ci insegna veramente molte cose attraverso le sue parole e anche i suoi silenzi. Questo personaggio faceva di mestiere il pietraio, quindi conosceva il mondo delle pietre, conosceva l'anima delle pietre, ascoltava la voce delle pietre. Poi da pietraio diventa mugnaio, che è un mestiere che ha a che fare col grano, ma non dimentica la sua abilità con le pietre, perché anche il mugnaio deve, diciamo, avere a che fare con la macina, che è sostanzialmente una pietra. Pietra e grano sono i due grandi elementi che costruiscono questa casa. Bisnonno Redentore, quando doveva impastare le pietre per costruire le nuove stanze, amava mescolare con le pietre, con la terra, anche un po' di farina, perché la casa dovesse essere benedetta. Naturalmente
ovviamente un personaggio, lì parlava di profezie, sì, c'è una profezia, è un personaggio che pensava e che diciamo diceva ai suoi discendenti di essere lui stesso discendente di Baltasar Re Magio, per cui questa famiglia Ben Salem, ecco perché il tema delle comete, ecco perché il tema dell'attesa, delle stelle, perché aveva la, diciamo, la pretesa di essere sangue di Baltasar Re Magio. Allora c'è tutta una, come dire, un'attesa, uno stato di sospensione all'interno di questa casa, dove fa da padrone il tempo che non è un tempo regolare, non è il tempo dei giorni e degli anni che passano, quello anche sì, certo, ma è un tempo che va avanti, va indietro, perché è il tempo della nostra stessa memoria, è un tempo disordinato, caotico, e che però è il tempo che si riassume in questi 100 anni. Naturalmente tutto deve essere, come dire, si deve appunto raccontare entro la fine del 1999, cioè al passaggio del grande millennio, dell'anno 2000, che, con cui siamo entrati tutti nel terzo millennio. Lei parlava del dimenticare e del ricordare. Io penso che noi raccontiamo le cose che sono, come dire, che si avviano ad essere dimenticate. In fondo vivere è questo, è raccontare per dimenticare. Ciò che non dimenticheremo non lo raccontiamo mai, raccontiamo ciò che abbiamo paura che venga dimenticato. E ricordare non è così facile, ricordare è un impegno, e ricordare anche per la famiglia, il senso della famiglia, no? In questa casa che non è una casa, è un libro vivente, un parlamento di storie, se ricordo bene, a un certo punto si dice di questa casa, ecco, questo libro vivente, ed è una definizione importante, perché il libro è un libro difficile anche a volte da raccontare, perché le pietre qui sono pagine fondanti di questa storia. Le pietre, noi attraverso la scrittura di Giuseppe Lupo, in questo romanzo intitolato L'albero di stanze, lo ricordiamo, edito da Marsilio, Giuseppe Lupo ci fa sentire queste pietre, le tocchiamo, le viviamo, è proprio come Apollinare, come tutti quanti questi personaggi che vivono in questa casa che va sempre di più verso il cielo, ed è una casa di infinita speranza, perché l'andare verso il cielo non è quello che potrebbe essere semplicemente un'utopia, ma è un'attesa di qualche cosa, e questi personaggi vivono la loro attesa, no? Perché tutti quanti questi personaggi hanno qualcosa su cui sorridere, su cui piangere, no? A un certo punto, perché qui il dolore è qualcosa anche di molto fondante, qualcosa di molto presente, no? Con una citazione che ci porta alla Bibbia, no? Quelle anche tu hai una terra da cantare al dondolio delle cetre appese ai salici, no? Questo si diceva, va bene, ecco, il dolore in questo libro fa parte proprio come presenza innervante di ogni momento, di ogni personaggio. Sì, sì. C'è una frase, c'è un titolo di un libro di Carlo Levi che dice «Le parole sono pietre». Allora, in realtà questo titolo è un titolo fondante della mia storia, perché se le parole sono pietre vuol dire che le pietre sono parole, dunque le pietre possono parlare. E qui ci troviamo di fronte al miracolo che le pietre con cui questa casa è stata costruita, sono state che fanno parte dei muri di questa casa, a un certo punto si mettono a parlare. E Babele, che è un sordo e non ha mai sentito nulla delle voci umane, né ha mai conosciuto la storia se non la sua storia personale, di cui ha personalmente ricordi, Babele a un certo punto, quando arriva in questa casa, comincia a sentire delle voci, comincia a sentire dei suoni e si accorge che sono i muri di questa casa che vogliono raccontargli tutto. Ecco, il miracolo è, prima che finisca il millennio, tutte le storie di questa casa che deve cambiare proprietari devono finire nelle orecchie di Babele, che sono come un grandissimo imbuto. Lei parlava di dolore, ma una famiglia che vive 100 anni dentro una casa vive di tutto, vive le cose belle e le cose brutte, e se noi ci pensiamo, i muri della casa dove noi abitiamo sono i veri testimoni della nostra vita. Noi spesso diciamo se i muri potessero parlare, beh, se i muri potessero parlare racconterebbero quello che hanno visto di noi o hanno sentito di noi. Qui accade questo miracolo, e naturalmente chi, se non un sordo, può sentire le voci dei muri parlanti? Per questo la casa è un parlamento di storie o è un grande romanzo. Tutta questa grande casa è questa torre di Babele, è il grande romanzo delle storie che devono essere raccontate, che vogliono essere che chiedono di essere ascoltate. Il libro è un libro sull'ascolto, sostanzialmente.
È un libro sull'ascolto, anche se ogni tanto i muri, già verso la fine della storia, senza voler rivelare come termina questa storia, ogni tanto i musi Certo. si riposano, fanno respirare le orecchie e si arriva anche a dire che mai si sarebbe immaginato che i muri, proprio come se fossero delle persone viventi, potessero al termine di un secolo tapparsi la voce, la bocca, no? Ecco, perché forse i muri hanno qualcosa.